Se già i Blind Guardian avevano dimostrato di che pasta erano fatti con il loro straordinario debutto Battalion Sophia del 1988, nel 1989, solo un anno dopo, tornarono sul mercato con un nuovo album, Follow the Blind, che è ingiustamente sottovalutato, ma che rappresenta invece un passo in avanti per la band e un'evoluzione del loro sound. Follow the Blind appartiene a un periodo in cui ancora i Blind Guardian erano arrabbiatissimi, incazzatissimi e pestavano durissimo. E a questo proposito ritengo che dovrebbe essere eretto un monumento al produttore di questi dischi, Kalle Trapp. Mi pare impossibile che 30 anni fa uscissero questi dischi con un sound così pazzesco e così cattivo che oggi invece, con tutta la tecnologia che abbiamo, escano dischi registrati bene, ma fondamentalmente mosci e plasticosi. L'influenza degli Helloween, così come nel debutto Battalion Sophia, è presente anche all'interno di Follow the Blind, anche se in misura forse minore, e il gruppo dà una maggiore importanza ai cori, sempre molto ben studiati e realizzati, un sicuro punto di forza della band. Il disco è pervaso da due anime contrastanti. Da una parte la furia cieca, che era caratteristica anche del primo Battalion Sophia, e che qui ritroviamo con dei Blind Guardian veramente arrabbiati, che pestano durissimo, dei particolari del sound quasi trash. Però dall'altra parte vediamo che già i Blind Guardian cominciano a sviluppare il loro sound e ad aprirsi a un'evoluzione melodica che sarà caratteristica del successivo disco in studio, Tales from the Twilight World. Rappresentativo di tutto ciò è l'opener del disco, Banish from Sanctuary, la cui musica è un perfetto mix di semplicità e immediatezza e il cui testo riflette le parole di Giovanni Battista chiuso nelle segrete di Erode Antipa, come si legge nei Vangeli. C'è addirittura un versetto che ci fa capire che l'ispirazione per questa canzone è stata presa direttamente da lì, e cioè: sei la persona che dovrebbe venire a mostrarmi la luce o dovremmo aspettare qualcun altro? È proprio quello che Giovanni Battista manda a chiedere ai suoi discepoli direttamente a Gesù. Damned for All Time è una canzone che ha richiami trash molto più marcati, ma anche dei riff molto taglienti e spigolosi. E il suo testo viene invece influenzato dall'opera di un narratore fantasy come Michael Moorcock, l'autore di Elric, di Melny Bonnet, di Corum, di Oakmoon, di Ere Cose, tutte personificazioni dello stesso eroe all'interno della sua concezione di multiverso. Quindi si arriva alla bellissima title track Follow the Blind, che non solo riprende il libro Il Talismano di Stephen King, altro grande autore saccheggiato dai Blind Guardian, in particolare dal cantante Hansi Kursch, ma che rappresenta anche la canzone più lunga all'interno dell'intero disco, con i suoi oltre 7 minuti di durata, e dalla struttura molto più elaborata di quanto eravamo abituati ad ascoltare. Infatti Follow the Blind si presenta con cambi di tempo, giri acustici e delle tastiere imponenti. Ma poi è la violenza a farla da padrona con le canzoni successive, a partire da All of the King, che rappresenta un perfetto mix tra il thrash metal e l'epic metal tipicamente anni 80. E l'autore fantasy Michael Moorcock torna nella veloce e pestata Fast to Madness, questa volta dedicata nello specifico al personaggio di Elric di Melny Bonnet. Beyond the Eyes invece è una travolgente strumentale a percussione, e poi si arriva a uno dei capolavori, delle vette di questo album, che è Valhalla, ancora oggi uno dei perni delle esibizioni dal vivo dei Blind Guardian, un pezzo dedicato alla mitologia vichinga e alla loro idea di al di là. Il titolo sarà scontato finché si vuole, ma il ritornello è perfetto e non fa prigionieri, tanto che si presenta sin da subito come perfetto per essere eseguito dal vivo ed essere cantato da Hansi Kursch insieme a tutti i suoi fan. Da segnalare inoltre che proprio in questa canzone compare come guest star all'interno del disco niente meno che Kai Hansen, chitarrista e cantante degli Helloween e successivamente dei Gamma Ray, che poi sarebbe ritornato anche nel successivo Tales from the Twilight World.
Don't Break the Circle è invece una cover dei Demon, dei pionieri della New Wave of British Heavy Metal. L'album si conclude poi con un'altra cover, l'apparentemente incomprensibile Barbara Ann dei Beach Boys, forse un tentativo da parte degli stessi Blind Guardian di non prendersi troppo sul serio e di dimostrare una certa attitudine scanzonata e cazzona che, in fin dei conti, ci può stare. Insomma, alla fine, questo Follow the Blind è un grandissimo album che è violento, ma allo stesso tempo ha un'evoluzione del sound in chiave melodica che ci traghetta fino al successivo Tales from the Twilight World. È ancora un piacere ascoltarlo. E come detto, fa venire in mente le differenze tra il metal di quei tempi e il metal che invece impera oggi. È un metal, quello del secondo album dei Blind Guardian, vissuto profondamente, sudato, urlato, e che ci viene dato ancora oggi grezzo, pieno di forza per la nostra gioia. Sarebbe un errore, come fanno in molti, considerare questo disco solo per la presenza di pezzi famosi come Banished from Sanctuary e Valhalla, semplicemente perché sono stati due cavalli di battaglia delle esibizioni dal vivo fino ai nostri giorni. In realtà Follow the Blind è pieno di gemme da riscoprire. Anche se per coloro che hanno scoperto e amato i Blind Guardian con gli ultimi lavori sinfonici, questo disco potrebbe rappresentare una sorpresa, forse anche in negativo, purtroppo.